Uno Bianca Reload, come dicevo in premessa, non è un documentario su tutta la storia dell'Uno Bianca. Tratta di episodi di cui mi sono occupato personalmente, di cui posseggo documenti, che sono sostanzialmente inediti, che pongono dubbi e fanno emergere zone d'ombra che sono rimaste a tutt'oggi ancora da chiarire. Arriviamo così al tema della puntata di oggi. È il 2 maggio 1991. Attorno a mezzogiorno, tra le 11 e mezzo e mezzogiorno, più o meno, nella centralissima via Volturno, in pieno centro di Bologna, due killer entrano nell'armeria di Lee Ciansaloni, chiedono alla proprietaria di vedere due pistole Beretta e vogliono parlare col suo assistente, Pietro Capolungo, un ex carabiniere in pensione che fa da commesso alla titolare. Capolungo non c'è, è andato in posta ma tornerà a breve. Quando finalmente torna Pietro Capolungo, tutto accade velocemente. Si ipotizza abbiano scambiato qualche parola, poi l'uomo che sta al bancone punta la pistola e gli spara. Stessa sorte tocca a Lee Ciansaloni, che viene colpita da due proiettili alla testa. I killer escono e si dileguano nelle stradine del centro storico. È uno dei tanti omicidi anomali della Uno Bianca. Appena dopo l'omicidio, Luciano Verlicchi, marito di Lee Ciansaloni e comproprietario dell'armeria, viene convocato e interrogato per lunghissimo tempo, tutta la notte, da alcuni funzionari di polizia. Lui fa i nomi del dottor Buono, all'epoca vice dirigente della squadra mobile di Bologna, e del dottor Preziosa. Verlicchi verrà sentito tutti i giorni per circa un mese. E in uno di questi colloqui farà una dichiarazione clamorosa. Riferisce Verlicchi al dottor Buono questa testuale frase: «Questo assomiglia a uno dei vostri». Verlicchi si riferisce a un poliziotto della questura di Bologna. In effetti, se andiamo a vedere, l'identikit che viene fatto è il ritratto preciso di Roberto Savi. Ma questo elemento importantissimo non viene assolutamente preso in considerazione né dal dottor Buono né da nessun altro funzionario della questura. In questa cassetta, che fra poco vi farò sentire integralmente, c'è un'intervista fatta nel 1994. La voce dell'intervistatore è quella di Giancarlo Martelli, un giornalista nostro amico. Martelli chiede conto al dottor Buono sul perché non diedero seguito alla segnalazione di Verlicchi. Sulle risposte del funzionario di polizia, giudicate voi. Beh, mi pare strano che abbia potuto fare il mio nome, insomma. Ti pare strano? Sì, no, strano, no, il fatto che sei venuto nel mio ufficio sicuramente, insomma. È venuto? Cioè, lei lo interrogò quel giorno? Ma non l'ho preso io a verbale, insomma, l'ha presa altra gente a verbale, insomma. Non... Comunque, insomma, venne nel suo ufficio? Venne alla squadra mobile, non era il mio ufficio la squadra mobile, c'era un dirigente di quell'ufficio, eccetera. Ma lei lo incontrò? Sì, io come tanti altri l'ho incontrato, insomma. No. Ecco, c'è un particolare, in modo particolare, che scusi la ripetizione, sì, che suscita insomma un po' la sua curiosità, un po' di perplessità, cioè il fatto che lui sembra che lui lo racconta quasi come una battuta, quando gli furono mostrati gli identikit, lui disse: ma questo sembra uno dei vostri. E poi sembra anche, ma adesso Verlicchi non ricorda più con precisione, dice lui, che aveva un nome in testa, Sani, Savi, qualcosa di questo genere. Sì. A voi fece qualche nome? Ma guardi, non mi pare il caso di essere messo sul giornale, insomma, quindi io penso che le dichiarazioni di Verlicchi poi le farà pure un magistrato, le farà qualcun altro, quindi poi vedremo successivamente che cosa abbia dichiarato, insomma, e che cosa soprattutto ha dichiarato in quel momento. Ma lei si ricorda cosa dichiarò in quel momento? In questo momento è meglio non ricordarsi e non dire niente, insomma, io credo. Ebbene, se con questa prima puntata anche a voi è venuto qualche dubbio sul fatto che ci siano
molti punti oscuri ancora da chiarire sulla banda della Uno Bianca, potete contribuire alle prossime puntate di Uno Bianca Reload andando sul sito produzionidalbasso.com, indicando, scegliendo il progetto Uno Bianca Reload, Uno Bianca Reload, dove potete versare la vostra piccola o grande donazione. Per oggi è tutto, grazie a tutti da Paolo Soglia.